Buongiorno Martina, Ciao. grazie di essere venuta. Proprio Grazie a voi per l'accoglienza. oggi è una giornata speciale, la giornata della memoria, ed era da tempo che volevamo rileggere insieme l'incipit di uno dei romanzi più importanti della letteratura italiana del XX secolo. Vedo che hai portato l'edizione originale. Esatto. Questa è l'edizione del 62, la prima edizione del Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, uno dei romanzi italiani più importanti sul tema della Shoah che oggi ricordiamo. Forse non tutti sanno che questo romanzo inizia in un cimitero etrusco. Bene, allora iniziamo il nostro percorso. Martina, puoi raccontarci come e quando hai incontrato questo libro? Questo libro è uno dei preferiti di mio padre che me lo ha fatto leggere già molto giovane. Poi però l'ho rincontrato nel mio percorso di ricerca dedicato a letteratura e archeologia e specificamente all'archeologia etrusca che attualmente sviluppo all'Università di Lovanio in Belgio. Questo, come dicevamo, è probabilmente il romanzo più importante, italiano sulla Shoah. Diciamo romanzo perché l'immediatamente precedente, del 1958, seconda edizione di Se questo è un uomo di Primo Levi, e che aveva appunto avuto il merito di iniziare un difficile discorso sui campi di concentramento e lo sterminio degli ebrei, degli omosessuali, degli oppositori politici e degli zingari nella Germania nazista, diciamo non è propriamente un romanzo, cioè un romanzo autobiografico, certo, ma anche un memoir, insomma un documento in cui l'esperienza testimoniale è principale. Anche qui lo è, perché la storia dei Finzi Contini è sia inventata che reale ed è una specie di summa delle esperienze di tante famiglie che ebree del primo Novecento, ma è un romanzo, insomma, un romanzo di invenzione. Largamente basato però sull'esperienza di Bassani. Bassani era ebreo, antifascista, si è fatto anche qualche mese di carcere per questo, ma per fortuna fa parte di quegli ebrei fortunati che nascondendosi tra l'altro proprio a Roma, lui che era ferrarese, non fu mai deportato. La sua narrativa è al 90% dedicata a Ferrara immediatamente prima del disastro, cioè immediatamente prima delle deportazioni e immediatamente dopo, cioè dal punto di vista dei sopravvissuti, dei ritornati, dei traumatizzati, delle vittime. Martina, a questo punto dovremmo spiegare perché siamo qui al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Se non mi sbaglio, il romanzo è stato scritto a Santa Marinella, giusto? Esattamente, a Santa Marinella sul litorale laziale, non lontano da Cerveteri. Ma per l'appunto il romanzo, prima del vero e proprio inizio, negli anni 30 a Ferrara, contiene una specie di atrio, un'antiporta, un prologo, si chiama proprio così, che è ambientato durante una gita domenicale sul lungomare romano. Prima a Santa Marinella, ma avendo verificato che il tempo non è buono, i personaggi riprendono la strada verso Roma e a un certo punto si trovano davanti al bivio di Cerveteri ed è lì che cambiano idea. È importante questo cambiamento di idea. Svoltano a sinistra per addentrarsi verso l'interno. Leggo: ci trovammo così a percorrere la liscia stradetta asfaltata che porta alla famosa necropoli etrusca. Nessuno chiedeva spiegazioni e anch'io stavo zitto. Dopo il paese, la strada costrinse la macchina a rallentare. Passavamo ora a pochi metri dai cosiddetti montarozzi, di cui è sparso fino a Tarquinia e oltre quel tratto del territorio del Lazio e a nord di Roma, il quale non è altro dunque che un immenso, quasi ininterrotto cimitero. Ecco, siamo all'interno del museo. Questa è la sezione dedicata a Cerveteri. Siamo proprio di fronte a uno dei pannelli che illustra la necropoli della Banditaccia, perché lì era diretto il gruppo dei Gitanti. La necropoli della Banditaccia di Cerveteri dal 2004 è patrimonio dell'UNESCO ed è, diciamo, qualcosa di sorprendente. Un paesaggio completamente modificato dall'uomo che conserva ancora un aspetto così naturale. I Monterozzi, questi grandi
tumuli del VII secolo sono costruiti in parte e in parte come scolpiti nel tufo. Anche le strade, no, sono delineate nel banco tufaceo. E la cosa interessante è che proprio nel secondo dopoguerra, sotto la guida di Mario Moretti, dopo un lungo periodo di abbandono, la necropoli torna in auge. Ricominciano le indagini, si riapre al pubblico. Tornando al nostro prologo, in questa atmosfera così ovattata, silenziosa, a un certo punto c'è qualcuno che comincia a parlare. Esatto, il personaggio della bambina Giannina, che nella finzione letteraria è la figlia di un amico dell'io narrante, che chiede nel silenzio generale: dove stiamo andando? Risponde il padre: andiamo a dare un'occhiata a delle tombe di più di 4-5 mila anni fa. Rispose col tono di chi comincia a raccontare una favola, e perciò non ha ritegno a esagerare nei numeri. Tombe etrusche! E qui Giannina ha una reazione che credo qualunque bambino avrebbe avuto. Che malinconia, protesta, appoggiando la nuca allo schienale. Perché malinconia? Chiede il padre. Te lo hanno detto a scuola chi erano gli Etruschi? Nel libro di storia gli Etruschi stanno in principio, vicino agli Egizi e agli Ebrei. Ma senti, papà, secondo te erano più antichi gli Etruschi o gli Ebrei? Il papà scoppiò a ridere. Chiedilo a quel signore lì. Ah, guarda, Mattina, c'è il direttore del museo. Chiediamolo a lui. Buongiorno. Buongiorno, si ricorda di Martina? Certamente, ciao Martina, bentornata. Grazie. È venuta oggi per la giornata della memoria a parlare di Giorgio Bassani e del suo giardino dei Finzi Contini. Eravamo arrivati al punto in cui Giannina chiede al padre se sono più antichi gli Etruschi o gli Ebrei. Che ci risponde? Bella domanda. È una questione di memoria e di identità. Chi ha ragionato per primo chiedendosi chi è? Chi si è posto per primo questa domanda e si è saputo dare una risposta? Sono stati senza dubbio gli ebrei, anche perché nel vicino Oriente, sappiamo, era molto più avanzata la civiltà. E tante forme culturali sono state trasmesse nel corso dei secoli all'Occidente, alla Grecia prima e agli Etruschi poi. Noi sappiamo quando gli Etruschi cominciano a capire chi sono, loro davano a se stessi il nome di Rasenna. In precedenza, però, già avevano dei tratti culturali riconoscibili archeologicamente, ma questo non ci porta più indietro del X, XI, massimo XII secolo avanti Cristo. Gli ebrei all'epoca già sapevano chi erano, avevano una cultura e una storia ben definite e riusciranno prima di altri a fissarle nella memoria attraverso la tradizione orale e quella scritta che poi diventa l'Antico Testamento, cioè la custodia della memoria canonizzata dalla scrittura. Da un certo punto di vista, però, anche gli Etruschi hanno cercato per molto tempo di trasmettere in forma orale la loro memoria, che poi purtroppo si è cancellata come spesso accade nella storia. Grazie, direttore. In effetti, nel romanzo nessuno risponde alla domanda di Giannina. Chissà come sarebbe stata contenta di sentire la sua risposta. Mi fa molto piacere, allora, buon proseguimento. Grazie. Se non ricordo male, Giannina va avanti con le domande. Esatto. Immediatamente dopo Giannina chiede, sempre al padre, perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove? A cui il padre risponde, si capisce, i morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo gli vogliamo più bene. Gli Etruschi, vedi, è tanto tempo che sono morti, che è come se non siano mai vissuti, come se siano sempre stati morti. Anche Giannina riflette un po' e poi risponde, prende lei la parola e dice: però adesso che dici così, mi fai pensare che anche gli Etruschi sono vissuti e voglio bene anche a loro come a tutti gli altri. Questa frase sembra avere un enorme, effetto sugli altri personaggi. La visita alla necropoli si svolse poi nel segno della straordinaria tenerezza di questa frase. E questo è un passaggio importante perché in effetti
quello che Bassani sta facendo non è tanto raccontare una gita qualunque, ma preparare la strada a un vero e proprio rito memoriale che è la lettura del romanzo. Per fare questo rito bisogna passare da una passeggiata informativa e archeologica a una dimensione favolistica, ma anche memoriale, anche proprio liturgica. E per fare questo ci vuole un'enorme dose di empatia, empatia che può avere un bambino con i perduti etruschi. In effetti, ripensando a quello che ci diceva il direttore, noi non conosciamo, no, le storie degli Etruschi e grazie alle testimonianze materiali che riusciamo a ricostruire un po' il loro vissuto, aprire squarci nella loro vita quotidiana. E pensando a Giannina e ai bambini, ci vengono in mente le statuette di bambini dedicate nei templi etruschi. Come appunto ex voto, immaginiamo il pensiero, la cura dei genitori nel dedicarle alle divinità, ci chiediamo perché, per ringraziare la divinità di averle favorito il concepimento, per chiedere alla divinità di proteggerli. In modo tale da continuare la loro esistenza sotto una buona stella. Ma la visita ora continua. Ecco Martina, siamo scese in quelle che sono i nostri piccoli inferi e siamo di fronte a una delle tombe della banditaccia, la tomba, del tumulo, una delle tombe del tumulo Maroi. È una tomba di VI secolo, quindi una tomba un po' più antica di quella che i nostri gitanti si apprestano a visitare. Esatto, in quel caso si tratta della tomba dei rilievi, giusto? Che Certo. qui viene chiamata la tomba della nobile famiglia Matuta o È Matuna. Matunas, infatti, la giusta dizione. E che Bassani descrive così: una bassa sala sotterranea che accoglie una ventina di letti funebri e adorna fittamente di stucchi policromi riguardanti i cari e fidati oggetti della vita di tutti i giorni. Zeppe, funi, accette, forbici, vanghe, coltelli, archi, frecce, perfino cani da caccia e volatili di palude. Interessante la scelta che Bassani fa degli oggetti raffigurati, perché ce ne sono altri legati al mondo dell'autorappresentazione e al mondo, diciamo, del passaggio, quindi legato al concetto della morte. E Lawrence in Tuscan Places, quando va a descrivere la tomba che è stata scoperta veramente da poco, quindi la vede in condizioni eccezionali per i colori, per la vivezza delle immagini, si sofferma proprio su quegli altri oggetti, armi, scrinieri, lance, il cane, il cerbero, l'oca, ma l'oca che viene distinta in un'altra maniera, come l'animale che sta nell'acqua e nel cielo, quindi l'animale che assicura il passaggio. Interessante questa attenzione sugli oggetti che ci aveva suggerito una riflessione su Auschwitz, no? Sul fatto che oggi chi è andato al memoriale di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia ha potuto vedere gli occhiali, le valigie, gli oggetti di uso comune, i cari, i fidati oggetti Getty. di persone che non sono mai tornate dai campi di concentramento. E è abbastanza probabile che Bassani volesse fare riferimento a qualcosa del genere. Ripensandoci, in effetti, come tu stessa mi dicevi, si vede che Bassani conosce profondamente gli Etruschi, addirittura pallottino, no? Nella sua biblioteca personale. Ed è interessante la sua capacità di rileggere quello che ha assorbito sugli Etruschi e di proporcelo in maniera tale da dire quello che ha veramente a cuore. Sì, esatto, infatti immediatamente dopo Bassani ci ripete quello che ci ha già detto sul fatto che questa visita è una visita mitologica, non è una visita informativa o filologica.
e dice testualmente: deposta volentieri ogni residua velleità di filologico scrupolo, venivo tentando di figurarmi concretamente ciò che potesse significare per i tardi etruschi di Cerveteri, gli etruschi di tempi posteriori alla conquista romana, la frequentazione assidua del loro cimitero suburbano, dove una parola chiave è questa caduta del filologico scrupolo per fare spazio alla dimensione favolistica, ma anche a fare appello ad un sapere, diciamo così, diffuso, non preciso, sugli Etruschi, che all'epoca si può dire era abbastanza moneta corrente, per introdurre, far scivolare il discorso, il difficile discorso sulla Shoah. Certo, i tardi etruschi, interessante questa puntualizzazione, non gli etruschi appunto delle città-stato, dell'apogeo, della potenza come potenza marinara, ma gli etruschi che ormai si avviano a un processo di romanizzazione che noi sappiamo iniziare con la presa di Deia nel 396, quindi nel IV secolo. È vero, Cerveteri avrà un rapporto particolare con Roma, uno statuto particolare, però ormai il processo è iniziato e non sarà più nulla come prima. Esatto, ed è anche abbastanza chiaro che Bassani sta riprendendo l'analogia proposta da Giannina, gli Etruschi e gli ebrei, ma stavolta gli ebrei di cui parla non sono gli ebrei con la E maiuscola, quelli persi nella storia, sono gli ebrei con la E minuscola, cioè la comunità ebraica a lui contemporanea, che da una parte si riflette in questi tardi etruschi un po' rassegnati, un po' quasi disinteressati alla loro stessa fine. Che infatti descrive così: il mondo cambiava, dovevano dirsi, non era più quello di una volta, quando l'Etruria dominava quasi per intero la penisola italica. Nuove civiltà, più rozze e popolari, ma anche più forti e agguerrite, tenevano ormai il campo. Ma cosa importava? E qui ci sono, diciamo, gli ebrei, la comunità ebraica, a cui Bassani apparteneva, Ferrarese del primo Novecento, che Bassani era estremamente critico di questo, tutto sommato aveva accolto le leggi razziali con un certo grado di rassegnazione. Quindi ecco altri etruschi e altri ebrei, ma anche gli etruschi muti, gli etruschi a cui oggi noi facciamo riferimento solo attraverso i lasciti archeologici, architettonici, funerari, gli Etruschi senza voce sono come quegli ebrei che si sono dissolti nei campi, nei forni crematori in Germania e a cui questo libro è dedicato. Vedi Martina, siamo nel Ninfeo, una delle, diciamo, delle parti più segrete ma anche più suggestive della villa cinquecentesca. È un po', diciamo, peccato, ma alla fine del nostro percorso. Ripensando a quello che abbiamo detto prima, in effetti, a differenza diciamo, degli ebrei, per gli Etruschi c'è una promessa di immortalità, no? Nel testo se ne parla. Sì, si parla appunto di questa frequentazione assidua del cimitero suburbano che, come dire, risulta nella contemplazione dei resti della vita terrena e la celebrazione dei morti, dei trapassati. Quello che Bassani sta cercando di fare è di erigere lui stesso un monumento alle vittime di quella catastrofe di cui parliamo, che ricordiamo oggi, che non solo non avevano avuto, avevano perduto la voce nella terribile fine dei campi di concentramento, ma si erano proprio dissolti i corpi, non lasciando neanche la possibilità di quella che lui chiama verso la fine una sepoltura qualsiasi. E lo dice proprio, il cimitero etrusco trascolora nell'immagine finale della tomba dei Finzi Contini, la famiglia parte inventata, parte no, di cui si parla nel romanzo, una tomba vuota perché solo Alberto, il figlio maggiore, aveva potuto riposarvi, mentre Micol, Ermanno, professor Ermanno, la signora Olga, la signora Regina e la vecchissima madre signora Olga, deportati tutti in Germania nell'autunno del 43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi. Ecco questo finale lievissimo, no? Però allo stesso tempo pesantissimo, che ci informa, ci ricorda
dell'importanza e della tomba e della prossimità della tomba e della necessità di dire i nomi e di ricordare i nomi dei caduti, un messaggio che rilanciamo oggi in occasione della giornata della memoria. Grazie Martina, grazie a voi. A presto.